Benvenuti a una nuova puntata di Voci di Valle. Nel primo servizio saremo in fondo alla Valle di San Lucano per vedere le miniere di marmo nero. Nel secondo invece conosceremo l'arte di Sante Piccolin, un pittore che abita a Molino di Falcade. Siamo partiti da Taibon a Gordino e abbiamo percorso tutta la splendida Valle di San Lucano. Poi abbiamo percorso buona parte della Valle della Bordina fino alla località di Ponte. Qui ci siamo fermati perché il servizio e l'argomento di oggi comprende una cava di marmo nero. E quindi ce ne parleranno i ragazzi del GAMP a Gordino, il gruppo mineralogico a Gordino, con Manuel Conedera e altri due ragazzi che ci racconteranno delle bellissime storie. Una nota di ringraziamento e di encomio ai volontari di Taibon a Gordino che si sono prodigati, dopo la tempesta Vaia, a sistemare questo posto meraviglioso. Qui siamo proprio nel contesto della cava di marmo di cui adesso Manuel ci parlerà in maniera dettagliata. Senti Manuel, parlaci un po' della storia di questa cava, di questo punto di lavorazione. Agli inizi del Novecento iniziano a vedere che questa roccia qui di colore scuro potrebbe essere una buona roccia per manufatti, sia per pietra ornamentale o comunque da interni e da esterni. Il problema qual è? Che nel 1910 inizia il primo imprenditore della zona, nota questa roccia qui, però non esiste ancora la strada. La strada appunto che oggi noi vediamo è stata realizzata durante la Prima Guerra Mondiale, comunque nel periodo appunto è una strada militare che da Col di Prà sale fino agli altopiani delle Pale di San Martino. Quindi il problema qual è? Sì, si può estrarre la roccia, naturalmente con grandi fatiche e grandi dispendi di energie, però non si riesce a trasportarla in maniera agevole nella parte a fondo valle, insomma, per poi commerciarla. Quindi alla fine si blocca la prima, diciamo, prima fase di lavorazione di questa pietra. Poi la lavorazione continua negli anni 30, nel momento del fascismo comunque. Abbiamo anche l'introduzione dopo il secondo conflitto mondiale del filo elicoidale, quindi è una tecnica, diciamo, moderna per l'epoca. E andremo a vedere poi la parete appunto della tagliata con questo filo elicoidale. Si vedono poi proprio i dettagli anche della roccia com'è all'interno, no, lavorata e liscia. Il problema qual è? Anche qui abbiamo dei problemi, abbiamo la strada, però il marmo, anche se in bancate comunque molto spesso è un marmo di buona qualità per quanto riguarda la non presenza di venature bianche, quindi è compatto e anche molto spesso, però non resiste al gelo, cioè non resiste alle temperature comunque esterne, magari dell'inverno, molto rigide, e quindi si rovina. Ecco perché è da utilizzare solamente nell'interno, cioè per materiale, diciamo, per interni. La scalinata di Pedavena è fatta appunto di marmo nero di questa località qui ed è per ancora perfetta, insomma, è di un nero molto lucente ed è molto bella. Invece in esterno si rovina molto facilmente e quindi non si può utilizzare in maniera adeguata, ecco. In geologia in realtà il marmo è un calcare, cioè una roccia sedimentaria che a contatto con il magma diventa una roccia metamorfica. Per farvi capire, il marmo di Carrara, il marmo bianco, è una roccia metamorfica proprio che a contatto con un magma molto caldo ha subito un metamorfismo, quello che viene chiamato di contatto, è stato a contatto con del magma. Qui invece siamo all'interno di una
Nex Sito, una Nex Cava di marmo nero. Perché viene chiamato comunque marmo, anche se non è stato a contatto con delle rocce magmatiche vulcaniche? Perché comunque è il nome utilizzato per le pietre ornamentali, quindi è una roccia molto tenera che viene chiamata appunto marmo. Quindi è chiamato marmo perché è una pietra ornamentale ed è abbastanza tenera. Ma come mai è un marmo nero? Infatti si può vedere qui che la roccia è nera, ha delle superfici molto lisce ed è anche laminata. È marmo nero perché la sostanza organica che all'interno di questo bacino era presente non si ossidava, cioè rimaneva il carbonio della sostanza organica, rimaneva concentrato all'interno della roccia. Si possono notare infatti che la roccia, questo campione di roccia, ha all'interno anche altri piccoli pezzi di roccia che spiegheremo in un servizio futuro. Ma guardate attentamente qui. Qua vedete una parte in cui la sostanza organica si è concentrata in maniera evidente. Se noi andiamo proprio a colpire la roccia e a sentire l'odore, sentiamo un odore di bitume, di idrocarburi, proprio dovuto al fatto che la sostanza organica si è concentrata all'interno e si è preservata all'interno di questa roccia. Ecco perché il marmo è chiamato nero, perché proprio al suo interno ha questa concentrazione di carbonio. Come vi anticipavo, è stato utilizzato il filo elicoidale. Qui si può vedere come la parete sia stata tagliata da questo filo, si vedono appunto i segni di questo tipo di estrazione della pietra. Tutta questa parete è stata appunto tagliata con questa tecnica e si vedono poi anche all'interno dei piccoli pezzi di roccia, no, più chiari all'interno di una massa più scura. Verso gli anni 60 del Novecento continuò l'attività estrattiva fino a circa al 1968, quando la cava venne chiusa definitivamente. Adesso parliamo di pittura. Siamo a Falcade, nel bellissimo contesto della borgata di Molino, e con noi c'è Sante Piccolin, che è, diciamo così, un riconosciuto pittore della zona. Grazie. Buongiorno Sante. Buongiorno. Ci vuoi raccontare la tua storia pittorica? Come nasce? Allora, io ho sempre disegnato fin da bambino, ho sempre avuto la passione, proprio innata. E poi, crescendo, ho avuto la possibilità di fare l'istituto d'arte in Val di Fassa, a Pozza di Fassa. Poi mi sono fermato là, volevo fare l'accademia, ma per motivi di lavoro mi sono fermato lì. Però continuo a livello hobbistico la mia attività pittorica. Sì, diciamo che è un part-time il tuo, diciamo, un hobbista, sì. Un'attività hobbistica, però molto riconosciuta, perché tu... Sì. È quasi diventato un secondo lavoro, ho parecchie richieste. Anche perché per poterla sviluppare in maniera soddisfacente bisogna anche dedicarci del tempo, quindi sì. Chiamarlo forse hobby è un po' sminutivo. Però anche mezz'ora di tempo al giorno... È quello che ci vuole tutta. Senti, qui siamo nel contesto di Falcade, Valle del Bioise, eccetera, dove la fucina, diciamo, artistica è riconosciutissima. Ecco, quanto ha influito questo aspetto per la tua, diciamo, passione? Tantissimo. Cioè, abbiamo dei maestri qui, da Augusto Murer, Franco Murer, Dante Moro. Veramente delle persone che, insomma... Tu mi dicevi che eri un ragazzino, che vedevi Murer che dipingeva appunto questo murales che sta alle mie spalle, qui nella piazza di Molino, ma insomma poi... Murer che è qui nel tuo vicino di casa, certo. Stato. E poi da bambini andavamo a vedere, mentre lavorava, si metteva all'esterno a lavorare la cera
E stavamo a pomeriggi interi a guardare. Via gasati, diciamo. Oh, sicuramente. Certo, ecco. Bene, siamo nel tuo piccolo grande studio, diciamo. Piccolo. Dove passi le tue bellissime ore di pittura. E, parliamo di tecnica. Tu cosa usi? Olio? Allora, ho iniziato con l'olio, per essendo una tecnica molto, molto lenta, l'ho abbandonato passando all'acrilico. L'acrilico è veloce, è una tecnica veloce, asciugatura veloce. Di conseguenza io con il mio poco tempo è la tecnica migliore. Mezz'ora di tempo fa. Con l'acrilico diciamo che ti permette di avere le prestazioni con dei tratti che io li chiamo mari taglienti, come usi te. I tuoi tratti sono molti, non sono molto sfocati, con l'acrilico riesci ad avere queste prestazioni. E so che tu hai usato moltissimo, e uso forse ancora l'aerografo. Esatto, uso l'aerografo. Allora, l'aerografo è questo oggettino qui, magico, perché permette di fare un quadro realistico a livello con dei dettagli molto molto minuscoli. Molto. Qui si riesce a fare dal capello alla campitura larga, praticamente. È una tecnica che è veloce, che però sto abbandonando un po' alla volta, perché praticamente ti fa perdere la manualità del pennello. E quando impari ad usarlo è facile poi fare le cose, però col pennello diventa più difficile. Le sfumature fatte a pennello sono molto più difficili che non con l'aerografo. E certo. Di conseguenza sto cercando di tornare un po' indietro. Diciamo che il pennello è la continuazione della tua mano, no? Sì. È il tuo pensiero che porta a usare il pennello. Anche questo, perché alla fine dopo praticamente la mente e la mano lavorano insieme, tu non te ne accorgi neanche, vai avanti. Però questo ti permette anche a volte di sfuggire da quello che è, da delle prestazioni forse molto alte. Altissime, prestazioni altissime. Però... Poi non hai non devi prendere il colore, fermarti qua, tu riempi, vai avanti e lavori, insomma. Però come ripeto, ti fa perdere la manualità. Senti, tu mi dicevi che hai studiato appunto in Val di Fassa e hai studiato scultura. Sì, ho studiato scultura del legno. Quegli anni non c'era la pittura come la conosciamo noi, pittura olio, pittura acrilica. Mi sono buttato sulla scultura del legno, ho fatto qualcosina all'inizio, però poi da autodidatta la passione era quella della pittura, insomma. Senti, tu lavori sempre da solo. Sì. Qui, quanto sarebbe importante invece avere un luogo dove una volta ogni tanto trovarsi tutti insieme e confrontare anche le proprie idee o proprie tecniche, eccetera? Sarebbe bello, sì. Manca un posto del genere. Un posto di aggregazione. Sì. Anni fa eravamo 5-6 persone, ci trovavamo magari non a lavorare insieme, però a parlare, a confrontarci. Poi uno, un po' per la mia scarsa disponibilità, visto il mio lavoro, che è un albergo, non mi permette di avere tempo libero, tanto tempo libero, anche da dedicare ad altre persone. Questo lo dico perché in tutte le situazioni, anche nello sport, ma in tutte nell'arte, i grandi campioni sono usciti nel momento in cui c'era un gruppo di gente che lavorava e poi in mezzo a questo gruppo nasce un campione, come sempre. No? Il confronto è una bella cosa. Altrimenti, restando da soli, si rischia, se uno è mediocre o è bravo, non lo sa nessuno, oppure porta avanti la sua mediocrità. Esatto. Non so se mi spiego. Sì, fa degli errori non voluti, eccetera. Questo è il discorso, insomma. Rispetto a anni fa, però, se andiamo su internet, tutti i confronti con gente fantastica, li vedi su internet e lì capisci i tuoi limiti. Che molto spesso rimani anche deluso. Sì, arriva la persona e dici mamma mia, tu che pensi gente. Di essere bravo, tu pensi di di aver scoperto l'acqua calda, invece sai che quelle tecniche là che usi tu le usavano già magari 20 anni prima. Ah certo. Io l'aerografo su tela non pensavo che si potesse usare su tela. Ho provato, visto che si poteva, ma lo facevano già. Adesso lo scopri con internet. Tecniche varie, mostruose, gente incredibile.
Certo. E torniamo un po' a livello locale, c'è forse una certa gelosia fra... certa competizione, è questo che ti rallenta un po'? No, io non vedo competizione. Cioè io quando trovo ragazzi, persone che fanno... Cioè, ci si confronta? Ci si confronta. Mi piace vedere quello che fanno, mi piace poter fare anche magari mostre insieme, ne ho fatto una io e te insieme. Ne ho fatta una la scorsa estate insieme a un altro ragazzo, bravissimo. Piacerebbe continuare questa collaborazione. Sì, c'è guarda, gente fenomenale in giro che dipinge, che fa tante cose, no? Ma io, per darsi anche un po' una gasata, dico sempre, beh, io come Van Gogh non dipingerò mai, ma neanche Van Gogh come me, voglio dire. No? Esatto, ognuno ha la propria tecnica. E quindi uno ha la propria personalità. Esatto. Il proprio stile, la propria... Calligrafia, chiamiamola quello che lo vuoi, insomma.